E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare dell'intercettore, quarto ed ultimo strale che potremo utilizzare all'interno di Anthem. Vi dico subito che se non avete visto i video riguardo il Guardiano, il Colosso e il Tempesta li trovate in fondo a questo. E come al solito premetto che le informazioni che andrò a rivelarvi sono tratte direttamente dal sito EA, sono quindi perfettamente affidabili ma potrebbero variare prima dell'uscita del gioco, dato che questo è ancora in fase di sviluppo. Ma andiamo subito a parlare dello strale intercettore. Questo è il più piccolo e il più agile tra i quattro strali. Viene infatti maggiormente utilizzato per attività di infiltrazione e infligge danni potenti in un tempo brevissimo. Purtroppo non conosciamo molte abilità riguardo questo strale, ma EA stessa ha detto che a breve verranno rilasciate nuove informazioni su tutti quanti i tipi di tuta. Oltre alla sua mostruosa velocità, l'abilità peculiare di questo strale sono le daghe a doppia lama. Queste sono delle armi incluse nella tuta che appunto non potranno essere né sbloccate né cambiate e che possono colpire il nemico da una distanza ridotta senza un limite di munizioni. La particolarità dell'intercettore, collegandosi anche a queste lame doppie, consiste nell'avvicinarsi rapidamente, colpire il nemico con queste lame ed allontanarsi prima che questo possa rispondere al fuoco. Inoltre viene anche sottolineato che questo strale è molto utile anche in autonomia. Una nuova specifica che non avevamo visto per il Colosso, il Guardiano e il Tempesta è quello delle armi equipaggiabili. Ogni strale infatti potrà equipaggiare due armi. Per quanto riguarda l'intercettore, questo può equipaggiare qualunque tipo di arma, eccetto quelle pesanti, che sono una prerogativa del Colosso. Quindi ragazzi, questo era tutto quello che finora sappiamo sull'intercettore. Come ho già detto, a breve le informazioni verranno aggiornate, quindi rimanete sintonizzati sul canale per scoprire tutte le novità riguardo alle tute. Detto questo, io spero che il video sia stato utile. Se così è stato, lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trallissima. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul. E la tua luce.